Sgomentano le conversazioni testuali tra Totò Riina e Alberto Lorusso, depositate al processo trattativa. Paolo Borsellino, anche intercettato da Cosa Nostra. Il contenuto dell'intercettazione è stato già conosciuto, però la trascrizione no. Adesso invece sì. Al processo in corso in corte d'assise a Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia sono state depositate le conversazioni testuali tra Totò Riina e Alberto Lorusso, registrate durante l'ora d'aria nel carcere di Opera a Milano. Totò Riina racconta la strage di Via D'Amelio e rivela consapevolmente o no che il giudice Paolo Borsellino è stato sotto intercettazione di Cosa Nostra. Ed ecco perché si è saputo il giorno prima, sabato, che lui il giorno dopo, domenica, sarebbe andato dalla madre in Via D'Amelio e che è stato lui, Borsellino, a provocare l'esplosione premendo il pulsante del citofono a cui fu collegato il telecomando del tritolo nascosto dentro la Fiat 126. Ecco le parole di Riina. Questa del campanello però è un fenomeno. Questa una volta il signore l'ha fatta e poi basta. Arriva, suona e scoppia tutto. Sapevamo che doveva andare là perché lui ha detto: domani mamma vengo. Ma mannaggia, ma vai a capire che razza di fortuna. Alle 5 mi sono andato a mettere lì. Quello senza volerlo le ha telefonato. Troppo bello. Sapevo che ci doveva andare alle 5. Piglia, corri e mettigli un altro sacco di esplosivo nella 126. Come mi è riuscito? E la sorella Rita, una disgraziata, la vedi inviperita nel telegiornale. Quanto è inviperita la disgraziata? Non ha digerito la morte di questo suo fratello che ci ha suonato il campanello a sua madre. Poi Riina racconta al compagno di passeggiata che per anni ha tentato di uccidere Borsellino. Ancora le sue parole. Una vita ci ho combattuto, una vita, là a Marsala. Poi ancora il citofono in Via D'Amelio. Ma chi glielo dice a lui di andare a suonare? Ma lui perché non si fa dare le chiavi da sua madre e apre? Lui va a suonare a sua madre dove gli abbiamo messo la bomba. Lui va a suonare e si spara la bomba lui stesso. È troppo forte questa.